Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video dove vi mostrerò la statuina di Arnaud Dorian. Questa volta la versione acquistabile in stand alone, cioè solo la statuina senza il gioco e senza nessun altro contenuto. È stata messa in commercio all'incirca 50 euro, anche se ora la potete trovare sulla quarantina. Allora, partiamo subito dicendo che in questa statuina si possono smontare, diciamo, se si mettesse a fuoco la spada e la pistola, però in questo video ho deciso di non smontarle poiché sono difficili da reinserire. Vi dico subito che purtroppo la spada non può essere messa nella sua che non viene il nome, nella sua custodia, diciamo, mentre la pistola può essere messa nella fondina una volta rimossa da qua. Allora, cosa c'è da dire su questa statuina? Intanto partiamo dall'ambientazione. L'ambientazione è una, diciamo, Parigi distrutta, perché appunto il gioco è ambientato durante la Rivoluzione francese, e abbiamo questo scuro della finestra e questa ruota di carro danneggiata, con qua una crepa per lasciar venire, un po' brutto, per inserire l'altra statuina che completa il diorama. Poi faccio notare che, nel caso non lo sapeste, questo non è il vestito classico di Arnaud, ma questo è il vestito da maestro assassino, quello che si sblocca alla fine del gioco. Molto bello il dettaglio del simbolo degli assassini qua, e il foulard rosso al vento. Purtroppo la faccia d'Arnaud non è fatta altrettanto bene perché non ci assomiglia neanche lontanamente, però questi sono dettagli. E un altro purtroppo è che, vabbè, questa è la mano destra, però né sulla mano destra né sulla mano sinistra riusciamo a vedere la caratteristica Phantom Blade di Arnaud, cioè praticamente quella specie di balestra che lui aveva sul braccio, né sulla destra né sulla sinistra. Vediamo solo qua spuntare un pochino dalla destra la lama celata, la sua unica lama celata. Il dettaglio del vestito è molto bello perché la parte sopra è divisa dal resto, è come appoggiata sopra praticamente il cappuccio e questi spallacci qua. Purtroppo mettere a fuoco è sempre un'impresa. Andiamo a collegare anche la nostra Elise, che vedrete in un altro video, per formare il diorama. Diorama molto bello, tra l'altro. Vedete che incrocia la spada con la pistola. Elise la vedremo in un altro video. Oppure si possono mettere anche così, come molti fanno, scusate, così. Come se combattessero l'uno al fianco dell'altro. Purtroppo vedete che mettendole così le basi non combaciano, però sono molto belle. La statuina è alta 24 cm. Direi di aver detto tutto quello che potevo dire. Vi faccio vedere anche il dettaglio delle scarpe e vi faccio qualche altra inquadratura prima di chiudere il video. Ringrazio a tutti per la visione, scusate per la scarsa qualità del video, però con gli strumenti che ho questo è il massimo che posso fare. Scusate anche perché uso la telecamera a mano invece di tenerla appoggiata su un tripode, però mi viene più comodo. Qua vedete i sacchi di sabbia. Perfetto, grazie a tutti per aver visto il video, ci vediamo al prossimo.